è una cosa che mi colpisce, abbiamo incontrato un animalino. Cazzo vi, a che zona non c'è l'arto elettronica? Dove metti gli anni? Tutti ragazzi, oggi ci troviamo in compagnia di Morris Sun. Destinazione? Area 51, conosciuta anche come Area 6. Beh, Fantastico. Perché stiamo andando all'Area 51? ovviamente per fare un bel documentario, sperando di incontrare anche i cosiddetti alieni o oggetti volanti non identificati. Parliamo proprio di alieni, Morris. Ti faccio una domanda prima di tutto. Tu come mai ti sei avvicinato all'ufologia? Ma guarda, il discorso è semplice, dobbiamo tornare indietro di tantissimi anni, ero bambino. Ovviamente non ho mai creduto nei libri di storia, ho sempre avuto l'impressione che chi ci governa che ci abbia sempre mentito. Però mi ricordo un giorno, mi svegliai in piedi, in questa. Io sono nato in una stalla trasformata in casa, pochi sanno questa cosa. E entrò l'acqua per terra, c'era l'acqua alta 10 centimetri, ero un bambino, avevo 6 anni, e io stavo dormendo in piedi. E lì ebbi la sensazione come se avessi vissuto un'esperienza di abduction. Perché ti dico questo? Perché poi con gli anni, io avevo 6 anni, vivevo in un paesino, Ussana, di fronte a casa mia atterrava un amico di mio padre, un militare, con l'elicottero. Elicottero militare. E con gli anni ho pensato, io ho anche chiesto a mia madre, mamma, ma sei sicura che fosse un elicottero quello che atterrava di fronte a casa? Perché devi sapere che nel mondo dell'ufologia questi oggetti si possono convertire o in nuvole, o in elicotteri, sono come degli ologrammi, farti credere quello che vogliono. E quindi lei già un segnale, ok? Non mi sono mai sentito un essere umano, mai, ma più come una persona che arriva da un altro pianeta, mettiamola così. Per quello il pianeta Terra mi fa abbastanza schifo, perché come se da dove arrivassi io viviamo in un posto modernissimo, strafigo, sta bello. Però dico, cos'è accaduto? Che negli anni, sempre questa passione, all'epoca esistevano pochissime riviste, c'era una coordinata da Maurizio Baiata, un giornalista esperto in ufologia. Poi il periodo c'era Corrado Malanga che lavorava nel CUN, Centro Nazionale Ufologico, e andavo alle conferenze, Giorgio Bongiovanni, Segnali dal Cielo, e compravo questa rivista che si chiamava UFO Forum, dove parlavano dell'abduction, degli alieni. Ma che cos'è l'abduction? L'abduction è che è un fenomeno vero, purtroppo. Ci sono di due tipi. È quando vieni sequestrato da questi oggetti volanti identificati. Ti fanno praticamente degli interventi chirurgici, principalmente per modificare il DNA, ma soprattutto per produrre umanoidi, ok? Infatti le donne vengono prese per mettere al mondo degli umanoidi. Poi ti potrei raccontare tante, perché e chi lavora negli ospedali sa di questo fenomeno, solo che non ne possono parlare. E poi sono, vabbè, le abduction finte, che sono quelle gestite da certe consorterie, ma è un rito satanico. Però la bambina che viene violentata in questo rito le fanno credere che è stata sequestrata da un UFO. Tanto che il grande Corrado Malanga fece un audio tra connessione, lui parlava di connessione massoneria, ufologia e riti satanici, e mi diedero tre strike. Lì capii tanto da quel video che c'erano tante verità. E direi anche che questo video è disponibile su numero6.org, chiaramente senza censura, Certo. proprio perché su YouTube non si può pubblicare Tre strike in un canale, mai subito. successo, tre strike, chiuso il canale all'istante. Subito, proprio perché si Quindi, tratta questo ti argomento. ricordi il titolo? Proprio penso che sia È un UFO, capolavoro. massoneria alla bambina o qualcosa È del un genere. capolavoro. Praticamente questo genitore portava la bambina, Abduction, sì. vendeva la bambina, il corpo di questa bambina, che cos'è poi il rito sacrificale satanico? È la penetrazione, quindi non è il coltello, ok? Quindi questa bambina veniva violentata da questi disturbati. Però in questo gruppo c'erano dei psicologi, quindi riuscivano a manipolare la mente della bambina facendogli credere che veniva sequestrata dagli alieni. Qui sono quelle vere Incredibile. e quelle false, sì.
Incredibile. Quindi questo è quello che un po', cioè, chiaramente si sente, no? Lo sapevamo già che comunque hai un vero e proprio background di ricerca e di informazioni su questo Sì, argomento, ma sei un infatti vero un appassionato. appassionato, però cosa infatti io dico sempre quando parlo con alcuni personaggi della massoneria, loro a me non appaiono perché sanno che esistono, io so che esistono, quindi dico non mi devono convincere, di solito appaiono quelle persone che invece, che ne so, non ci credono, ok? Quindi sì, qui stiamo parlando di apparizioni di Oggetti, alieni o oggetti no, non oggetti, ci sono identificati. diversi tipi, ok? Ok. Parlo dell'incontro dove tu vedi un oggetto volante non identificato, poi ci sono di primo tipo, secondo tipo, terzo tipo. Io mi ricordo in Costa Rica non avevate Un avuto un fenomeno che fenomeno. accadeva alle 3:33 del mattino, sì. E quando parlai con un amico, Stefano Erario, possiamo dirlo, mi disse che loro sanno che tu farai un qualcosa di grande e stanno verificando quello che stai Ho facendo, capito. ok? Ma quindi, allora, io devo ammettere, sono ignorante in materia, Sì. completamente ignorante in materia. Quindi ti chiedo, ma quando si parla, ok, parliamo di alieni, no? Sono tra di noi, non sono tra di noi, arrivano, vivono su Marte No, o... ci sono di tanti tipi. Poi ti posso dire dove si nascondono qui nel pianeta Terra. Una storia un po' lunga, però. Ci sono di tanti tipi, ok. L'aspetto affascinante è che. Attenzione ragazzi, Sì. vediamo Dipende. qua cosa è successo. 1, 2, 3. Allora, dipende. Tu lo sai che la lingua si espande nel tempo e nello spazio, cambia. Una volta venivano chiamati carri di fuoco, venivano chiamati demoni, oggi li chiami alieni, ok? Quindi sono sempre stati, basta studiare vecchi testi per capire chi erano, ok? Ci sono in mezzo a noi, sono in forma umanoide, io ho la possibilità di riconoscerli, attraverso anche un massone 33° grado mi ha confermato come riconoscerli, hanno le braccia un po' più lunghe, sono come te, come me, sono magari le braccia un po' più lunghe, hanno il viso strano, particolare, generalmente senza capelli, e sono in mezzo a noi, per quello quando mi dicono a volte ma ci sarà l'incontro, sono sempre in mezzo a noi. Qui sono gli Capito. umanoidi, ma poi ci sono proprio gli extraterrestri, cioè la serie Star Trek rappresenta tutte le razze che esistono nell'universo. Ho capito, capito. Ma faccio una domanda da completamente profano, no? Per non fare confusione, ma c'entrano qualcosa con i rettiliani o è una cosa È diversa? un'altra specie, i rettiliani sono coloro che hanno messo in schiavitù gli esseri umani. Ma allora io l'ho detto, quando dico che il mio Dio, secondo il mio punto di vista, è molto tecnologico, basta leggere l'Antico Testamento. La nuvola si appoggiò, uscì il fuoco dalla nuvola. Oggi pensi a un oggetto volante edificato, è quello che accade quando queste astronavi atterrano. Io credo che esistano principalmente due razze, ok? Quelle buone, che è il nostro Dio creatore, chiamiamola così, e non sono l'unico a pensare questo. E poi quelle cattive che sono legate a Lucifero, Satana, e che purtroppo la Chiesa, colpa della Chiesa, ci ha raccontato un sacco di menzogne. Ti devono raccontare la favola, devono farti viaggiare all'interno di una favola. Ma la verità è che noi siamo messi in schiavitù da una razza rettiliana che riesce a prendere le sembianze umane, ma sono in mezzo a noi. E chi sono più che altro rettiliani? Sono tutte le cariche politiche più alte, sono tutti quegli uomini d'affari più alti. Sono in mezzo a noi e anche nel mondo degli attori, stanno praticamente nel ruolo più alto della società. Ecco perché li vedi sempre con jet privati, aerei, anche se loro hanno i loro mezzi. Però ricoprono il ruolo più importante della società. E attraverso il loro potere poi manipolano, attraverso la corruzione, i politici di basso livello. Ho capito, queste sono dichiarazioni, ragazzi, molto molto affascinanti, soprattutto perché Morris sta cercando di condensare quello che effettivamente sono decine di Certo. anni di ricerca e passione sull'argomento, quindi No, ma lo sai molto cos'è? Lo interessante. sai cos'è? Loro purtroppo, vedi, io espormi, tu lo sai che sono imprenditore immobiliare, cioè raccontare che ci sono dei rettiliani, ok, che non sono esseri umani, che hanno messo in schiavitù gli esseri umani, uno ti prende per folle, perché le scuole servono a indottrinare la massa. Però devi esporti, devi dire queste verità. E un grande maestro per me fu Corrado Malanga, ci tengo a dirlo. Perché io dico, ma se un Corrado Malanga, che è un professore universitario, ti parla di persone con la coda lunga e cose varie, ma chi sono io per non dovermi esporre? E più vai avanti, più studi questi fenomeni, ti rendi conto che sono una realtà. E lo vedi tutti i giorni attraverso la simbologia satanica, chi sono i padroni del mondo e la loro visione, come vogliono mettere in ginocchio la società moderna. Quindi, che uno ci voglia credere o no, ci sono e pian piano si arriva. Che cos'è, per esempio?
la possessione demoniaca è una possessione extraterrestre di questi rettiliani, di questa razza aliena che entra dentro il corpo. E che la massoneria conosce molto bene questo fenomeno di cui ti sto parlando. Tanto che la massoneria è molto brava, soprattutto nel grado più alto, a fare anche ipnosi regressive, perché studiano questo fenomeno. Solo che la Chiesa purtroppo ci ha sempre mentito. Di conseguenza, quando ti raccontano qualcosa sembra tutto finto. Mi sembra che ho sbagliato strada comunque. Vediamo se mi fa rientrare, ragazzi. Anyway. Qui dovete sapere, ragazzi, che sbagliare strada è un problema, soprattutto perché... Sì, comunque mi ha ricalcolato la rotta. Abbiamo una bella Tesla che gestisce malissimo, malissimo viaggi a lunga percorrenza. Ok, Morris, guarda, è stato molto interessante. Ti faccio l'ultima domanda, quindi, sull'Area 51. Che cos'è l'Area 51? L'ultima domanda, ne ho 50 da rispondere alle domande. L'Area 51, vuoi sapere dove sapere l'Area 51? L'Area 51 cos'è? Sono conosciuta anche come Area 6, sono in pochi a chiamare l'Area 6, ok? L'Area 51 non è altro che una base militare americana dove fanno esperimenti con gli oggetti ritrovati. Se uno vuole approfondire l'Area 51, perché dovrei parlare per ore, vi consiglio di guardare un film del caso Bob Lazar. Bob Lazar fu il primo ingegnere a raccontare le verità, ti sto parlando degli anni 70. Raccontava, infatti, ieri quando abbiamo fatto un giro in elicottero, cosa ci ha detto il pilota? Ci ha detto che qui c'è l'aereo che da Las Vegas ti collega all'Area 51. Che cos'è questo aereo? È un aereo con i vetri scuri, perché chi lavora all'Area 51 non può avere nessuna connessione esterna. Viene intercettato 24 ore su 24, ok? E Bob Lazar cosa raccontava? Aveva trovato questo lavoro e lui lavorava sulla retroingegneria di questi oggetti volanti non identificati, che avvenivano durante gli UFO crash. Che cos'è un UFO crash? Quando un oggetto volante identificato casca dal suolo. Allora viene preso dall'esercito e viene analizzato. E lui raccontava di questi oggetti discoidali, piccolissimi, dove i sedili sembrava che venissero pilotati da dei bambini, tanto che i grigi sono alti 1,40 m più o meno, e raccontava di questa retroingegneria. Beh, devi sapere che il caso Bob Lazar, a lui gli hanno cancellato la laurea, gli hanno cancellato tutto lo storico, nessuno poteva ricostruire lo storico di questa persona. Incredibile. Quindi cosa fanno? Testano questi oggetti volanti non identificati e tutta l'aviazione che tu vedi americana nasce nell'Area 51. Parlo dei caccia militari e cose varie. Quindi si dice che vi sia una collaborazione tra gli umanoidi e alieni, perché fanno anche esperimenti genetici, con questa razza extraterrestre, uno scambio praticamente. Tanto che il primo incontro accadde con il presidente americano Eisenhower, dove provarono ad avere un incontro e a dialogare. Però, come tu saprai, gli esseri umani hanno sempre l'idea di volere il potere assoluto, mentre questa razza aliena voleva condividere un po' di conoscenza per migliorare la nostra umanità. Ho capito. Guarda, Morris, è fantastico. Direi che in realtà sta per arrivare un documentario esclusivo. Ma noi siamo proprio qua per creare questo documentario dove facciamo realmente vedere l'Area 51, che cosa c'è, che cosa aspettarci, e vedremo, andremo all'interno anche dei piccoli musei che sono là vicino, e vi faremo vedere tutto ovviamente. Fantastico ragazzi, io direi che questa intervista è terminata perché sta per arrivare il documentario esclusivo, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. No, perché stavo guardando, effettivamente sì. Tanto, no, abbiamo allungato di 20 miglia. Di 20 miglia, porca puttana. Vabbè, sto più attento. No, Morris, è troppo affascinante quello che hai detto, ma dov'è che si nascondono? Me lo puoi dire? Guarda, io ho parlato, ho avuto conferme da fonti della massoneria e dei servizi e mi confermano che si nascondono in Antartide. L'Antartide, dietro, vi sono altri continenti, vivono in città modernissime e si spostano questi loro oggetti volanti non identificati. Quindi stanno là. Principalmente si nascondono là. Wow. Queste sono le fonti che so. Sei mai stato là? No, purtroppo no. Sto lavorando anche per andare in Antartide a fare un documentario, però è molto più complicato perché, ti dico la verità, se non ti autorizzano i servizi, se non ti autorizza qualcuno la massoneria, lì non ci fanno entrare, ci sparano a vista. Ho capito, ho capito. Però queste sono le voci
di corridoio stanno là. capito, ad Antartide, no? Ma invece tu non avevi intervistato qualcuno di Antartica, o no? Sì, però ti dico la verità, non mi ha fatto una buona impressione. È un personaggio, secondo me, che gioca su questo. Infatti, lui lo dice anche, è quasi una sfida che hanno fatto, però non mi ha convinto in maniera assoluta, no? Bisogna andare in Antartide, solo che c'è anche un passaggio. Se analizziamo le vecchie cartine, ci sono dei passaggi dove puoi entrare, solo che ci sono dei sistemi di sicurezza militari, cioè ti sparano a vista, non puoi entrare. Ho capito. Incredibile, incredibile. Va bene, dai, adesso vediamo un pochino cosa ci prospetta l'Area 51. È che tutto, Samuel, non si può dire, ti dico la verità. Sì, sì, Rischi sì. la vita quando racconti certe cose. Chiaramente. Oh, ma l'hai visto quello? No, cammina piano perché mi dice la pattuglia qua. Si può fermare, lo dico io. Ma lei già le luci da giù. Deserto più totale, ragazzi, nel deserto più totale. Facciamo l'uscita 90, sperando di non perderci. Guarda, mamma mia, ragazzi, non avete idea. Eccola, la volevi in versione U? L'hanno costruita loro artificialmente. Cioè, non so se si può apprezzare quanto è rossa la terra. Ci sono 40 gradi fuori, Vorrei questa mia in assurdo. Costa Rica, volendo per fare l'estate. Assurdo, andiamo così. Morris, come sta andando? Guida o no? Ho Sì. messo un autopilot, non ho le mani. L'unica cosa intelligente di questa macchina, però è meglio avere sempre le mani vicino. Poi Perché io, suona se non lo sì, tocchi dopo un po'. la tecnologia di Elon Musk non mi fido. Come fiarsi di un demone, però guarda. Ecco, ti sta dicendo che devi mettere le mani, se no lo disabilita. Se non lo tocchi per un Mani. po', forse più Però alte. che cazzo mi serve se devo mettere le mani e c'è l'autopilot, scusa. What the fuck, man? Ragazzi, vi faccio vedere lo schermo se riusciamo. Sta guidando effettivamente da sola. Io non sto usando la mano. Abbiamo anche la GoPro e naturalmente notate la strada. È vero che è dritta questa? Vediamo Sta arrivando quanto una curva, costa. rallenta un po' perché se la fai a 70 miglia Si storpiano due con giovani, limite ragazzi. 50, no, Due giovani, siamo quella a la Porsche 55 intorno. miglia. Vai più piano. Ok. O è lui che va più piano? Ah, è lui Perfetto. che vi guida. Tu non stai accelerando, giusto? Sì. No, io sto accelerando. Allora non Ah, no, c'hai. hai Non, ragione, ho no, tolto l'acceleratore, sì. perché fai la. Perché acceleri, scusami? Tutto sto. Messo le mani, l'ho messo. Questo succede, ragazzi, se lo sentite, perché lui non aveva le mani e quindi ha già preso la prima penalty, se non sbaglio. Dopo la terza penalty lo disabilitano. Sì. Ah, completamente. Sì, tu non devi accelerare. No, ho Adesso te capito. l'ha già disabilitato, penso. Proviamo. Sì, l'ha disabilitato, Ok, sì, ma Morris. dico, che cosa mi fa un autopilot se non devo mettere le mani? Che cazzo me ne faccio? No, allora, ci sono una serie di controlli. Prima di tutto è in fase di beta testing, Sì. poi secondo, noi non sappiamo come si usa, lo stiamo facendo adesso. Quindi, chiaramente adesso l'hai disabilitato, Morris. Ok, Lo devi l'arriabilitiamo. riabilitare. Quindi era così. Poi cosa ti dice? C'è scritto sotto, devi leggere cosa c'è scritto. Au, au, scomparso. È andato molto veloce. Niente, c'è qualcosa che non gli piace, vediamo te lo dico io. Maledetto. Autotest are unavailable for the rest of this drive. Sì, te l'hanno disabilitato Che perché macchina di merda, hai veramente. fatto un qualcosa che non gli è piaciuto. Ma macchina di merda. Cioè, ragazzi, la macchina per handicappati, perdonatemi. Cioè, io spendo 110.000 dollari e poi c'è un autopilot che non funziona. Che cazzo, ma è veramente. Questo fa le macchine come giocattoli Cepirati. Giochi intelligenti per bambini deficienti, cazzo. Hanno una lavatrice con le ali, una merda praticamente. Ma tu mettiti nei panni di chi è andato là, ha pagato 110.000 e dice l'autopilot non lo posso usare. È una merda, ormai che mi lascia sempre a piedi.
Qualche bastardo ti stacca la spina elettrica e hai sempre l'ansia da prestazione che non è la batteria. Devi spendere come io un'ora a cercare la ricarica. Ma guarda, chi la compra ha dei problemi. Ha dei problemi. What the fuck, man? Va bene, quindi Ciao amore, ho comprato la Tesla con la guida automatica. Come funziona, amore? Beh, no, non funziona, devo guidarla io. Ma che cazzo, me la metti? Cioè, veramente. No, Elon Musk ha dei problemi seri, io l'ho sempre detto. per concludere il video, Morris, ti faccio una domanda secca. Quindi tu consigli di acquistare una Non Tesla? comprate sta macchina di merda, ragazzi. Cioè, Neanche no, a noleggio, non è direi. manco Neanche a noleggio, ma noleggio. noi abbiamo l'ansia adesso per andare all'area 51. Stiamo facendo 400 km, cioè abbiamo dovuto fare tutta la ricerca, le colonie. Pensa se arrivi là la colonia è guasta. Pensa se arrivi là la colonia è guasta. Sembri merda. Ci manca, allora abbiamo previsto di arrivare alla colonnina con 50% di cosa. Vediamo, Morris sta provando a rimetterla perché il messaggio che non lo può fare non gli è piaciuto, quindi sta cercando di rimetterla, ma il sistema gli continua a dire no. Sfondo la macchina, sta macchina di merda, cioè Sei costava stato 150 flaggato. dollari al giorno sta Sei macchina di stato merda. flaggato come criminale che non può usare l'autopilot. Quindi l'esperienza con l'autopilot è finita. Allora, amici, siamo in America andando all'area 51 e purtroppo questa macchina di merda qua per ricaricarla, una follia, non ci dà la ricarica. Adesso stiamo chiamando a questo centro assistenza perché non accetta nessuna carta di credito. Un'ora buttato per ricaricare sta macchina infame di merda di quel cazzo di ritardato di Elon Musk. Una macchina di merda, non comprate sta merda. Ci sta rovinando le vacanze per ogni cazzo di cosa. Ripeto, noi far ridere l'abbiamo presa proprio per fare questi video, per rendere virali, proprio per dimostrare che la Tesla è una merda, merda macchina. Ma non pensavo che avesse tutti questi difetti, ne ha troppi, ragazzi. Cioè, pensa a quel personaggio ritardato che ha speso 110.000 per una lavatrice con le ali che è impossibile ricaricare. What the fuck? Yes. Samuele, non Samuel, Samuele. Siamo arrivati qua con questa merda macchina, ragazzi. Siamo un'ora qua a parlare dopo i tentativi. Abbiamo dovuto comprare una gift card perché non riconosce le carte europee, pur usando American Express. Adesso chiama il numero verde, parla con questi operatori. Stanno cercando di sbloccare la centralina. Questa non è una centralina Tesla, ma qui siamo nel deserto, non c'è niente. Però per dire, la macchina benzina arrivi là, fa il pieno e fa 1000 km, 200 km. Vai in un altro distributore e fa il pieno. Il mal di testa. Ma io mi metto nei panni di una donna. Solo per mettere l'adattatore eravamo in due, perché era proprio, non c'entrava. Come cazzo possono vendere macchine di merda così con questo prezzo? Non acquistate, veramente, vi supplico, non comprate questo schifo di macchina. Costassero 20.000, c'è una merda macchina 20.000, ma è una follia. Ci stanno rovinando, abbiamo uno special Area 51, ci stanno rovinando questo documentario, questa macchina di merda, che per gioco è stata presa dal mio socio perché sa, mi conosce, l'avrei insultata, anche lui si sta rendendo conto, che è un programmatore, ha detto, ma anche il sistema operativo, una merda, è piena di bug, di difetti. La guida automatica non funziona, si disattiva. C'è uno schifo, veramente. Cioè, qui non mi pago per dire che la Tesla è una merda. Ma proprio sul lato, non ci credete? Affittatene una, fatevi 400 km come noi e capirete che cos'è sta macchina di merda. Perché un conto è fare 30 km, è facile, batteria carica, va dal punto A al punto B. Usatela per fare molti chilometri, capirete che è una macchina di merda. Allora, siamo nei guai sempre per colpa di questa macchina di merda Tesla. Praticamente queste centraline non funzionano. Questo è il problema che dovete affrontare ogni volta che comprate una macchina di merda come questa. Quindi o, no, o il problema alla macchina o il problema con le centraline. Allora dobbiamo ritornare a Las Vegas. Faremo l'ennesimo tentativo. Abbiamo speso un'ora di telefono, 200 dollari di telefonata. Siamo negli Stati Uniti e abbiamo speso una follia. Unica soluzione è ritornare a Las Vegas senza aria condizionata, camminando a 50 all'ora, ragazzi. Per farvi capire cosa vuol dire comprare una macchina di merda. Ho i coglioni girati a 100 perché ci ha rovinato. C'è questa pensione della 51. Ritorno a Las Vegas, affitta la macchina a benzina, affitta la macchina a benzina per ritornare al Rachel. Cioè, questa è davvero una macchina elettrica. Io quindi adesso, da ora in poi, quando vedrò uno con la Tesla, so che davanti ho un handicappato, non ho una persona normale.
oppure è contento il casco handicappato, c'è pirati, giochi intelligenti per bambini deficienti, cioè che fa 30 km al giorno è contento. Provate a fare 400 km come noi, una merda macchina così, provate a ricaricarla e vivrete un inferno, un inferno. Adesso risparati per venire qua un'ora e mezza di macchina e per rientrare saranno 2 ore e mezza perché andremo a 40 all'ora perché abbiamo poca energia. Non comprate mai una macchina di merda come questa. Ma lo sapevo, io conosco il proprietario che è Elon Musk. Quando conosci il proprietario, uno che ti fa la macchina, che si mette a ballare, capisci già che è handicappato. Di conseguenza ha creato macchine per handicappati. What the fuck? Ritorno a Las Vegas. Prendo una cazzo di Mustang magari. Vediamo un po', porca puttana. Da ringraziare che c'è l'ascesa, c'è l'ombra. C'è un paio di coglioni. Fissa 36, 39. Meno di 40 però. Ma le bestie non c'è. Tornate a Las Vegas per colpa di questa macchina di merda, la Tesla, e dobbiamo scaricare l'app e provare queste altre colonnine, perché il problema principale non è soltanto la macchina di merda con la Tesla, è che in qualsiasi colonnina voi andate o è difettosa o non funziona, o devi chiamare il centro assistenza, o l'adattatore non funziona, il software non funziona, con me c'è un cazzo di programmatore, ragazzi, non c'è l'ultimo dei coglioni, niente, problemi. Adesso vediamo qua se riusciamo a ricaricare sta macchina di merda. Ennesimo fallimento, ragazzi, altri 30 minuti persi qua, andiamo verso Las Vegas a ricaricare sta macchina di merda da 110.000 euro. Tutto giusto? Sinistra. Giusto, tutto giusto? Sei tu che è il navigatore, sì, tutto giusto comunque per me. Segui la strada, ci siamo. Siamo 2% di autonomia, una cosa del genere. Ragazzi, volete provare questa emozione di merda quando seguite una merda macchina? Cioè abbiamo perso ore per colpa di questa macchina di merda. Se voi trovate una persona che vi parla bene della Tesla, è un cazzo di inferiore. È un cazzo di inferiore. Presto sapremo se ce l'abbiamo fatta. Allora amici, dopo solo 8 miglia c'è un riflesso qua del sole, siamo arrivati in questo posto di merda con la ricarica Tesla. La Tesla funziona qua perlomeno a Las Vegas solo con colonnine Tesla, con le altre non funziona. Non chiedetemi perché, abbiamo detto un sacco di parolacce, ok? Adesso cosa facciamo con questa macchina di merda? La facciamo caricare un po', vedete là che indica 28 miglia, andiamo in un concessionario a affittare una macchina a benzina, cioè il ridicolo. Ma io mi metto nei panni di un handicappato che ha speso 110.000 dollari, deve parcheggiare questa macchina di merda per andare al deserto e deve prendere una macchina a benzina, ed è la prova che è una macchina di merda. Per quello dico, io sfido un teslaro di prendere una macchina di merda come questa e fare 400 km. Capirà che è una merda. Però se fa l'handicappato a Milano, a Roma, lì 10 km, 20 km, la parcheggia come un handicappato, allora sì, funziona. Mio Dio, veramente, non credo mio che un esaurimento oggi. Siamo partiti alle 10 e oggi, che ore sono adesso? Le 15 e qualcosa, non siamo ancora andati alle 51. Per colpa di questo veicolo di merda. Chiudo qua il video perché non voglio ancora dire tacco e parolacce, ok amici? Un abbraccio, un saluto, bye bye. Comparazione delle due macchine, ragazzi. Una si aprono le ali, quindi lavatrice con le ali, e l'altra la macchina. Questa è la macchina, cazzo. Però guarda che bella, cavolo. Ciao amici, alla fine, dopo aver buttato tanti soldi in quella macchina di merda chiamata Tesla, siamo in una Mustang. 300 dollari di macchina al giorno per risolvere. 5:20, non siamo ancora andati alla 51. Stavamo andando, quella macchina di merda si è bloccata. Abbiamo provato a ricercare le torrette, niente, non funzionava, niente. Quella macchina di quella Tesla di merda, per quel colpo di quel ritardato che gestisce quella fabbrica di merda di Tesla, ha creato il suo caricatore, quindi praticamente ogni colonnina che non sia Tesla non funzionava.
nemmeno inserendo l'adattatore, perché poi ci sarà il ritardo, quindi non è messo l'adattatore, no, perché non entrava, e per entrare l'abbiamo dovuto prendere a colpi di martello. Comunque non riconosceva quella macchina di merda, occhio a destra. E quindi dicevo, comunque grazie a Dio, macchina a benzina, un 5000 aspirato, ragazzi, potenza pura, adesso andremo a media di 200 all'ora per raggiungere l'area 51, per compensare riprese notturne, perché non abbiamo, mi ho buttato via 5 ore, quindi se io oggi mi vedo un teslaro che dice che la Tesla macchina è bella, gli do la testata, perché è una testa di cazzo, perché sicuramente è il classico ritardato figlio del dottore che non ha mai fatto un cazzo tutta la vita, che usa quella macchina per handicappati, per usare da casa, uscire di casa 30 km da casa, come gli handicappati in pratica. Quindi oggi, se io oggi proprio ne ho la prova, è come prima quando vedi uno con la mascherina sapevi che era un ritardato, oggi se vedo un teslaro è allo stesso livello di uno che ha portato la mascherina. Scusate, ho mandato un sacco di B qua, perché quando monto il video ho insultato sta gente di merda, perché ci ha rovinato la giornata lavorativa, noi che pianifichiamo tutto con telecamere, usciti presto alle 8, sposta quella macchina di merda, ricarica, la porta laggiù dall'albergo, niente, ci ha lasciato a piedi. Anyway, però preparatevi, perché qui con noi abbiamo 600 cavalli sotto il cofano. Bye bye. Allora, amici e amiche, premetto che io di autovetture non ne capisco niente. Mi ricordo il giorno in cui incontrai il Greg, l'amico a Tenerife, parlavamo di questo, di autovetture. Dico, guarda, a me piace questa macchina, non sono esperto. Però guidare una Mustang che sai che ti porterà a destinazione, che ogni volta che acceleri ti attacca sul sedile, che ti mette l'ansia della batteria, è tutta un'altra emozione. Concordi? Concordo, diciamo la Mustang sicuramente dà grandi emozioni. Questa allora è vero, perfetta, abbiamo, io quello pensavo, io sono molto onesto. Quello che affitto a Palma in Spagna hanno sempre un sacco di cavalli. Questa sembra che sia un po' usata. Però cosa mi è successo? Ho fatto la curva, ho caricato l'acceleratore e si è girata su se stessa. È sempre pericolosa come macchina. Però vi racconto una storia. Ne parlavo col mio socio, numero 6.org ovviamente, e abbiamo perso oggi quasi 5-6 ore per colpa di quella macchina di merda, di quel ritardato di Elon Musk. YouTube mi ci userà, ma don't give a shit. Dico solo la verità. E una persona normale mi ha detto, no, ma la capa dell'hotel, basta, basta. Invece noi, lo sapete che abbiamo detto? Basta, la Erzetto. Qual è la macchina più cattiva che avete? La Musk, ma la Dia. $300. Siamo saliti e andiamo a fare le riprese per questo special sull'area 51, chiamata anche numero 6. E con una Mustang, e andiamo con la maschera, quindi che invece speriamo che non ci sparino militari, perché tutto ci è andato contro oggi, bisogna ascoltare i segni, ma noi non abbiamo paura di morire, sei d'accordo? Vuoi lasciare quel testamento nel caso? Quelle 12 ville che a Malibu, a chi le vuoi lasciare? A tua madre? A tua sorella? A chi? Va bene, voi ragazzi, stiamo scherzando, comunque andiamo là, sarà buio, faremo le riprese e cercheremo di scavalcare i cancelli dell'area 51. Sparato l'influencer Morrisane è arrestato sul posto mentre cercava di scappare con un disco volante. Sto scherzando, dai, noi ci vediamo più tardi, bye bye. Ciao ragazzi, lo sta guidando, parla a voce bassa perché altrimenti mi ascolto, che okay? Farò uno scherzo del cazzo. Avete mai mettato il sedile al passeggero? Guardate cosa gli farò. Incredibile, perché sono tutto sudato, cioè, non lo posso neanche dire, cioè, i pantaloni sono appiccicati a sto sedile, sta cazzo di macchina, perché ridi, scusami, oh, è vero, non sto scherzando, cosa ridi? Poi sto bruciando, ma che cos'è? Gli ho fatto uno scherzo di merda, ragazzi. Allora, questa Mustang è una signora macchina, ha il doppio riscalda sedili o raffredda sedili. Vedi sta roba, mi sta bruciando. 80, guardate, 84 gradi il culo. Ma adesso spegni sta roba, mica spegni, sta cuocendo il culo come una gallina. Spegnila, mettila al minimo. Minimo, dai. Sorry, guardate ragazzi, se siete ancora iscritti a questo canale e volete ridere, iscrivetevi. Poi neanche la pulita.
accelero, sento che vedo io, vedo io. Ma non scherziamo. Vai, 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 calca. Esatto, calca al massimo, Morris, al massimo, non va. Vedi che sta salendo, eh? Sì, ma c'ha qualche blocco. Vai, 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 è così. La Tesla andava come se vai non ci così fosse stato una... Sei sport, metti il massimo. Sono al massimo. Al massimo. No, non stai scherzando. Non sto scherzando. È spompata, ti sto dicendo da... Aspetta. Che cazzo è? Guarda, guarda questo. Che cos'è? Questo che cos'è? Un UFO. No. Che cos'è il blu? Guarda, 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 guarda. Ragazzi, ci hanno affittato una macchina. Guarda questo, guarda questo. Sì, 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 un alieno dentro, cazzo, un disco volante. No, no, aspetta, che cos'è il blu? Ci hanno affittato una Mustang Tarocca. No, la macchina è scoppiata. Praticamente gli hanno tolto la coppia. Okay. No, è scoppiata. Io devo chiedere all'amico Greg cosa gli hanno fatto. È scoppiata, è scoppiata. E quindi raggiunge anche 240 all'ora. Però gli hanno tolto... 240 no, siamo arrivati a 200. Perché però... tu non hai ancora scoppiato. Però e cosa sono... faccio? Mi scoppio qua sul Grand Canyon. Gli hanno tolto l'accelerazione, capito, di quella di stile Mustang che io conosco, che affittori in parte del mondo, quindi era un cazzo tipo di Fiat Panda quando parti, però fa 240. What the fuck? Però almeno non è una shit Tesla, sei d'accordo? È una... Diciamo che sarò d'accordo quando saremo ritornati. Allora amici, in esclusiva siamo qui verso l'area 51 che ci costerà ore di lavoro. E allora premetto che in albergo a Argento Sam dobbiamo fare delle interviste originali. Dove sei quando fai quelle chiacchierate con l'amico al bar? Il che mentre viaggiavo io gli raccontavo del Truman Show, il mondo, l'ologramma che vediamo sopra la nostra testa, il mondo virtuale in cui viviamo. E che ho detto? Perché io sono il complottista, Samuel è un informatico, un imprenditore. Infatti il nostro successo è dovuto a quello, il fatto che lui è molto più, cioè crede molto nei numeri, sui dati oggettivi. Allora gli ho fatto una domanda, gli ho detto: ma Samuel, tu credi negli extraterrestri? Ciao a tutti ragazzi, allora sì, Morris mi ha fatto questa domanda molto interessante e partirei subito che la risposta non è diretta, non è un bianco o nero. In che senso? Nel senso che prima di tutto io come persona mi piace sempre informarmi delle cose e prima di dare un'opinione essere, non dico sicuro, perché di sicuro nella vita non c'è niente, però non, come posso dire, cerco davvero di fare tanta ricerca e questo è uno, sono quegli argomenti che io non ho il tempo materiale di ricercare. Con questo che cosa intendo dire? Intendo dire che non ho nessuna ricerca, non sono un appassionato come Morris, non ho mai fatto ricerca. Avrò visto solo dei film magari, no? Non ho mai letto libri, non ho mai visto interviste, non ho mai intervistato nessuno esperto dell'argomento, quindi io non ho conoscenze di questo genere. L'unica cosa che posso dire è la mia sensazione, che cosa io penso. Allora, a livello di sensazione io direi che la mia riflessione è la seguente: prima di tutto che se esiste una razza aliena, sicuramente è molto 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 più intelligente e avanzata di noi per essere qui con noi o comunque nella nostra prossimità, ok? Perché se vivono a 100.000 milioni di anni luce no, però se dovessero essere minimamente attorno a noi devono essere di tanto più intelligenti di noi, devono avere una tecnologia di molto superiore. Quindi questa è la mia prima sensazione, la, diciamo, la cosa principale. Poi detto questo non lo so, però voglio farti una domanda. Vai. Che cos'è che ti ha spinto? Io ti conosco, sei una persona molto pragmatica, sei anche un padre di famiglia, quindi sei molto razionale come persona. Cioè, ad arrivare oggi, tu lo sai quanto me perché eravamo assieme, abbiamo abbandonato quella macchina Tesla che ci ha fatto perdere 6 ore del nostro tempo, ok? Certo. Abbiamo prenotato di nuovo questa, grazie a Dio, questa macchina, una Mustang, che ha benzina, che non abbiamo limiti. Però dire ripartire, abbiamo una grande stima per gli abbonati, lo diciamo pubblicamente su numerosi.org perché leggo i loro commenti, cioè ci amano e quindi io voglio che loro vengano con noi in vacanza studio, lavoro, chiamiamola come vogliamo. Però che cos'è che ti ha portato oggi a scoprire l'area 51, a dire cazzo faccio oggi lavoro 12 ore, poi stanotte farò 3 ore di macchina perché voglio vedere quest'area
che mi ha incuriosito, l'ho vista nei film, l'ho vista magari, mi hanno raccontato queste cose. Che cos'è che ti ha spinto oggi a spendere tante ore per andare a investigare l'area 51? Allora, direi principalmente due motivazioni. La prima è assolutamente la parte di numero 6.8, cioè se noi facciamo un lavoro dobbiamo farlo bene, se promettiamo qualcosa dobbiamo mantenere quello che promettiamo e non possiamo assolutamente tirarci indietro o farci scoraggiare da delle difficoltà, quello è scontato. Quindi questa è una delle motivazioni, sicuramente. Poi un'altra cosa che comunque c'è da dire è che a me non piace parlare per sentito dire. Io non sono una persona che parla per sentito dire. Quindi cosa significa? Significa che se dobbiamo parlare di un argomento, dobbiamo trattarlo, dobbiamo investigare su quell'argomento, io lo devo vedere di persona. Non posso basarmi su qualcosa per sentito dire, no, ma ho visto un video su YouTube, mi ha detto che è così, allora è così. Eh no, scusate ragazzi, non può funzionare in questo modo. Onestamente tutto, diciamo, il lavoro che faccio io, lo avrete visto sia sul canale YouTube che poi soprattutto su Club Six, dove io ho un rapporto diretto con tutte le persone che ci seguono su Club Six, è proprio il fatto di dire io non parlo per sentito dire. Quindi come facciamo a parlare dell'area 51 se non ci siamo stati? E questa, cioè, sono due le profonde verità. La prima è numero 6.org, chiaramente noi manteniamo quello che promettiamo e onestamente cerchiamo sempre di fare molto di più di quello che promettiamo. La seconda cosa è non si può parlare per sentito dire, è molto semplice. Bravo, ecco. Ma guarda, mi ha colpito l'altro giorno, guardavo un video dell'amico Greg che diceva che siamo stati i primi a creare la prima piattaforma numero 6.org in Italia che parla di argomenti per i quali nessuno ne vuole parlare. Io lo posso dire pubblicamente in qualità di Morris anche. Fai vedere anche un po' fuori comunque, guardate il canyon là, sì, inquadralo. Che ovviamente il mio successo, grazie, il successo della piattaforma numero 6.org è dato da due aspetti. Da me, che sono una persona amante del complottismo, di non credo al Matrix in quale viviamo, poi vi dico la verità, lo dico pubblicamente, ma l'ho già detto più volte, il 50% lo dovete a questo signore che lavora ore e ore a gestire i dipendenti per coordinare tutta la parte marketing, informatica, far sì che vi arrivi un'email, una notifica e quant'altro. Io direi una cosa solo, numero 6.org, ragazzi, non è, cioè, per quanto chiaramente Morris è la persona principale, ma dietro comunque c'è un lavoro di altri 40 influencer che partecipano, che lavorano, abbiamo i dipendenti, abbiamo, cioè, tutto quello che gira attorno è molto grande, sembra sempre una cosa piccola, ma non lo è, cioè, questo ci tengo a dirlo, no, assolutamente. Ti volevo dire una cosa, tu lo sai, quando abbiamo organizzato la Zoom, abbiamo detto dai, offriamo una Zoom ai nostri abbonati, poi le Zoom, come tu saprai, sono durate 3 ore e mezza, ma la cosa bella, lo sai cos'era? E tu mi dici, Morris, come fai a fare 3 ore e mezza? Perché ero con una famiglia, ero con persone del mio livello, cioè che andavamo nella stessa frequenza, e infatti a settembre ci saranno tante novità. Io desidero far sì che numero 6.org, voglio essere ricordato, lo dico pubblicamente in questa intervista, che numero 6.org sia la piattaforma di controinformazione reale gestita dagli abbonati, ma dove ci sia la verità. Noi lavoreremo per portare la verità, ok? Ascolta, invece... Ragazzi, sembra incredibile, ma eccoci qua, 600 km dopo, siamo tornati a Lamo, adesso si fa benzina. Questi come si fa? Sembra un elicottero, più puzza di un elicottero sta cosa. Proviamo. Qui si di nuovo caro. Al pieno alla Mustang, $6,000 di benzina. Prese col fulare che prende fuoco la stazione, a dire benzina. Che cazzo sta stronzando? Quella è la verità, scusa, Giovanni.
No, delle scorse elettriche prende fuoco con i fumi della benzina, lo sapevo. Allora aspetta che mi allontano. Quanto costerà? Fare il pieno, io ho una Mustang con la centralina bastarda da taroccare. Apri il covro che sta con la centralina. Questa è la macchina, ragazzi. $35, ah, un morgue stiamo pagando. Per beve, però c'è da dire che la Tesla invece... 6.000 cavalli questa cosa qua. È la Tesla, però ragazzi, invece la Tesla no. Tesla è una macchina di merda, possiamo dirlo. Compra la Tesla, ha dei problemi psicologici. No, ma lo sai cos'è? Voglio dire la finita? Fatta secca, mi hanno colpa i teslari. Secondo me, poverini, hanno avuto le cazzate di quel ritardo di Elon Musk. E quindi si trova questa merda macchina, hanno pagato tutto e poi scoprono l'inculata quando la prova, quando la guida. Finito? Yes. Fantastico. Come no? Il pollo fritto inglese e americano fa troppo schifo, ragazzi. Tutto questo sarà il tuo piano di rimorso. Eccoci ragazzi, io invece sto mangiando questo sandwich. Il sapore non è neanche male, solo che non so cosa c'è dentro. Ah, giusto, dimenticavo, $7. Cazzo di sandwich, $7. Dai, andiamo. Perché noi arriveremo là quando sarà buio, che in realtà io ci tengo a dirla questa cosa, ragazzi. In realtà fa parte del piano arrivare quando è buio, perché è un po' difficile, non ci sparano. È un po' difficile vedere qualcosa nel cielo di giorno, quindi vai che ci siamo. Passare da una merda macchina come la Tesla a una Mustang. Premetto, a questa macchina gli hanno taroccato la centralina, quindi va anche a 240 all'ora, ma non ha spinta. L'ho affittata tante volte e la Mustang ha prestazioni da Ferrari, però sta merda macchina purtroppo gli hanno limitato la centralina. Va magari a 240 all'ora, però non ha quella spinta cattiva della Mustang. Lo fanno per non scoppiarla, ragazzi. Qui siamo a Las Vegas, quindi chi più esce le devasta, ok. Però questa macchina è un cazzo di maschio, cioè muscoli americani. Io l'adoro. Cioè, quando guidi una Mustang è quasi la... No, mi sarebbe offensivo paragonare una Ferrari. Però le sensazioni sono veramente molto simili. Ecco perché io adoro Mustang. Quindi se non avete ancora comprata, comprate questa Mustang con solo 72.000 euro. Ragazzi, vicino manca... Non fare video, devo pisciare. Ragazzi, verso l'area 51 manca ancora un'ora, non vi dico. Ci siamo fermati per bisogni fisiologici, ovviamente. Guarda, siamo nel nulla, cioè praticamente incredibile. E faremo un documentario credibile per colpa di quella macchina di merda chiamata Tesla, che abbiamo dovuto bloccare il tutto, restituirla perché la batteria si è scaricata e cose varie. Ma stanotte faremo delle riprese incredibili nell'area 6, ovvero area 51. Qua si prova a urinare nel deserto. Cioè, c'è l'ombra della massa che vuole provare a sorpassarci. Io prima me l'accelerato. Facciamo sentire 600 cavalli. Però che triste quando finita una macchina sportiva. Saranno 60 cavalli. No, ce li ha tutti. Hanno messo una scatola. Se voi la disattiviamo, la scatola di merda dentro il cofano. È un limitatore di coppia.
Ragazzi, guardate dove vi porto, area 51, sto scherzando, dobbiamo ancora arrivare, però guardate che bello. Siamo qui, praticamente abbiamo trovato questo barettino, questo locale particolare, con un disco volante non identificato. Look at that. UFO crash. UFO crash. Gli alieni sono in mezzo a me. Però il reattore, ragazzi. Condividete, tutti devono sapere. Area 51, ragazzi, non facciamo rumore. Guarda dove siamo. Qui c'è un baby alieno. Col suo baby disco volante. Guardate un po'. E qua ci sono altri due mini disc fly saucers, cosiddetti OVNI, oggetti volanti non identificati. Ci hanno chiamato, Morris, dobbiamo andare. Vai, vai. Il contatto ci ha chiamato adesso. Materiale unico, materiale unico. Materiale unico. Questo con l'avvistamento, che fa l'avvistamento, lui! No! Il tipo col camper! Cosa direte? Non sto tagliando niente, ragazzi! Allora, vedere su YouTube un conto, vederli di persona, ragazzi, è un'emozione unica, guardate un po'. Alieno. Amici o nemici? Dipende dalla razza, ragazzi.
sensazione, ragazzi, affascinante. Comunque si respira la sensazione veramente di stare in una zona dove loro sono qua. Guardate un po', incredibile. È enorme. Ragazzi, affascinante, dicevo, sono quasi le 20, aria 51, abbiamo perso 6 ore per quella macchina di merda chiamata Tesla e ci recchiamo nell'area 51. Se andiamo verso Rachel, ci fermeremo alla cassetta delle poste, famosissima l'area 51, e poi ci fermeremo a mangiare quel ristorantino. Peccato che il museo sarà già chiuso probabilmente, giusto? No, stavo pensando se ci conviene dormire in un motel qua, rientrare domani con calma, non lo sappiamo ancora. Lui è curioso degli alieni, perciò questi merdo motel, non lo so, perché a seconda delle riprese, ragazzi, mai ci conviene più dormire là e domani mattina a partire tranquillamente. Buona idea, vero? È tutta una buona idea, sei d'accordo? La Tesla come la ricarichiamo? La Tesla la prendiamo, ah, perché dobbiamo rientrare, devo sapere, e aspetteremo nel garage 3 ore perché con quelli sfigati che hanno la Tesla, è così. Andiamo là, andiamo, ci facciamo un giro nel frattempo, cioè la macchina è incredibile. La Tesla qualcosa da evitare come il cancro. E dicevo, è fantastico perché siamo in giro da stamattina alle 10, volevamo andare qua molto prima per colpa di quella merda macchina chiamata Tesla, di quel disturbato satanista Elon Musk. Siamo qua, ma come potevamo abbandonare? Come siamo noi su Club 6? Never give up, ragazzi. Dovete, questa è la vita, è come un quadro, dovete dipingerla. Pensa a quello che noi stiamo facendo in questo momento. Lo racconteremo tra 20 anni. Ti ricordi quel giorno in cui eravamo là, abbiamo lavorato 18 ore, preso la macchina, quella merda macchina Tesla, l'abbiamo riconsegnata, poi ho preso una master, siamo andati là. Questa, ragazzi, voi dovete imparare a scrivere la storia. Io scrivo la storia, io con Samuel, ma voi dovete scrivere la vostra storia. Questo è un messaggio che riesco, che desidero condividere con voi. Perché noi siamo gli autori, i protagonisti di un libro. Lasciate sempre il vostro nome all'interno di un libro. Guardate un po', faccio vedere un attimo, guardate. Siamo nel nulla assoluto. Sembra quasi di essere in un videogioco, in una simulazione digitale. Vale, quindi, non vedo l'ora di montare questo video e aggiungere tanti spezzoni. Sei d'accordo? Sono d'accordo, in realtà volevo dire una cosa. Che noi faremo qualcosa di diverso dagli altri, perché io ho visto diversi video, che fanno vedere, sapete, un sacco di roba. Noi, secondo me, anche avremo la possibilità di vedere realmente com'è la situazione. Sì. Quindi questa è una cosa importante, perché un conto è per parlare, appunto, ho sentito dire, no, ho visto questo video youtuber, ne ho visto uno oggi, uno io, faceva finta, si è alzata la sbarra, non si è alzata la sbarra, andiamola a vedere, a toccare con mano, è quello che stiamo facendo adesso. E speriamo di incontrare un piccolo oggetto volante non identificato. Look at that, guys, look at that. Area 51, warming, restrict area. We are going over there. Noi stiamo andando proprio là. Sì, è motor che vanno a scoprire cosa c'è dietro l'area 51. Questa ripresa, ragazzi, spacca. No, la cintura. La puoi mettere? No, perché magari devo scendere a fare altre riprese. Ci sono 37 miglia. È ok, però c'era un alieno ogni 5 secondi. Io ti consiglio di metterla in cintura, perché non voglio che mi suoni la macchina. Thank you.
incredibile quello che abbiamo appena visto. Ma Morris, una domanda, cioè davvero, ma se tu incontrassi un alieno cosa faresti? Andrei a fare un giro con loro, ma io sono di loro, io non ho dubbi, ti dico l'età, nella vita precedente penso di essere stato con loro, mai sentito un essere, perlomeno non mi sono mai sentito un essere terrestre. Io chiederei di salire all'astronave, cioè vedere. Loro hanno il dono della conoscenza, che poi uno potrebbe dire, ma sono satanici, demoniaci, ma il diavolo era una creazione di Dio, quindi partiamo dal presupposto del peggio, ok? Se fosse una creazione del peggio, cioè del Lucifero, l'angelo di Dio, mi farebbe piacere anche conoscere anche quel lato. Ti voglio dire che mi convertirei in quello, ma vedere, cioè io, tu mi conosci, io ascolto sempre due campane, quanti dicono, ah, la ragazza di quel tipo l'ha tradito, e io ascolto le due campane, capito? Sa cosa è l'ufologia, nel senso che se mi dicono, ah, ma quelli sono alieni, sono satani, voglio vedere, voglio capire. Quindi da parte mia è un'investigazione, capire. Anche perché un giorno in un'intervista dissi, il giorno in cui riuscissi a convertire il diavolo al bene, vivremmo in un paradiso. Perché infatti una domanda che vorrei fare al diavolo è, che cos'è che ti ha spinto a essere così cattivo? Cioè le interviste, le domande le puoi fare a Dio, ma le puoi fare anche al diavolo. Perché sei così cattivo? Io penso che le sia accaduto qualcosa. Quindi se mi chiedi, saliresti? Certo che sì, è il sogno di tutta la mia vita, salire in un oggetto volante modificato. E tu cosa faresti? Avresti il coraggio? Allora, non lo so, è una bella domanda. Io sono molto molto attaccato a mia moglie e mio figlio, no? Quindi la prima cosa che penserei è questa, è dire, ma se salgo tornerò, forse un po' avrei un po' questo dubbio, no? Questa preoccupazione. E se ti dicessero, guarda, tu hai tua moglie e tuo figlio, allora tua moglie e tuo figlio vivranno bene qua, un paradiso, ma noi ti portiamo in un posto che è mille volte meglio al pianeta Terra? Io credo che indipendentemente da quanto bello possa essere un altro posto, io non lascerei mia moglie e mio figlio, nel senso che Il tuo amore è superiore a quello che potrebbe offrirti il diavolo, la tentazione. Assolutamente. Proprio, cioè, sono tutto quello che... Guarda là! Che cazzo è quello? The fuck? Sì, quelle sono mezzi. Sono autofront. Sono mezzi militari, presumo. Vedi? Sì, sono fuori in campagna. Perché la polvere sotto. Aspetta, guarda che c'è il cartello adesso. Yeah. Riesci a riprenderli? Certo. Questi sono completamente fuori strada. Mezzi alieni terrestri. Ragazzi, se dovessimo scomparire, sappiate che stavamo lavorando per registrare queste informazioni. Tutti devono sapere. Qui sta cominciando a diventare buio, ragazzi, però affascinante. Sono le 19:56, siamo qua appunto. Allora loro hanno preso, guarda, questa strada. Sì. Non c'è nessuno, eh? Mezzi militari, presumo. Sono 25 miglia dall'area 51. Siamo vicino al Rachel. Sì, in mezzo militare, lo vedi? Se riesco a riprendere. Sì. Vedi, in mezzo militare, sì. Incredibile. Comunque, ragazzi, è affascinante. Vedi questa confessione. Un conto è vedere un video su YouTube, un conto è vivere questa zona. Respiri, si respira, anzi, per chi non l'avesse mai fatto vi consiglio di venire all'area 51. Cioè, si respira come se stessimo all'interno di una zona militare, ma una zona anche aliena, una zona che non è controllata solo dagli esseri umani. Qua c'è un cartello. Guardate queste nuvole, ragazzi. Sapete, nella teoria del complotto, in alcune nuvole si nasconderebbero le astronavi. Vediamo cosa dice. Che vigilo. Vediamo un po'. Io scorcio. Road mark. Yeah, stiamo la strada. La sapete questa teoria, ragazzi, delle nuvole come questa qua?
il complotto, come si dice, che si nascondono dietro un velo di nuvola, ma dietro lì sia la nostra nave. Tutto vero? Voi cosa ne pensate? Comunque volevo dirti che quando abbiamo passato quei mezzi militari ci sono due macchine che ci stanno seguendo. Sì, sì, ma sono okay. Loro. Ma secondo me usciti dalla... Ragazzi, niente panico, perché sono due macchine. Quando li abbiamo inquadrati prima, ci hanno visto che sono riprese, quei mezzi che camminavano la strada in campagna, ce l'avevamo dietro alle spalle. Vediamo un po', siamo curiosi. Ma non abbiamo paura. Posso andare forte o piano? No, anzi, cammina piano, perché magari ci facciamo sorpassare. Mancano ancora 22 miglia, ragazzi. 22 miglia sono più o meno 30 km per arrivare a Rachel, ok? Che è il paesino principale dell'area 51. E poi dalla Rachel quanti chilometri sono ancora all'area 51? Sono 20 miglia, ma io penso che siamo qua, qua sì. È la strada per arrivare all'area 51. Però vi fa capire, ragazzi, una cosa, l'area 51. Cioè, questi... sono scomparsi. No, no, aspetta, no. Questi qua sono, hanno costruito, ragazzi, nel nulla. Nel nulla! E lì capisci cosa stanno nascondendo, ok? Quindi al di là del complotto, che vi è un qualcosa, una base costruita agli inizi degli anni 50, che cos'è che stanno nascondendo? Queste sono le investigazioni che numero6.org vuole fare. Sapere un po' di più, ok? E noi ci vediamo più tardi. Cosa può fare una master? Vai, potenza! Con una Mustang bianca andando verso l'area 51. Sanno che siamo noi, Morris, il complottomago. Siamo arrivati, ci siamo arrivati. Cazzo di secondo. Ma c'è un qualcosa che fa delle luci stranissime. Perché non la guidando, porca puttana. Ma chi è Bob Mazzara? Bob Mazzara, c'è il primo a testare questi oggetti volanti non identificati, capito? E raccontava che i primi esperimenti dovevi mettere una sorta di collare in testa, perché erano telepatici questi oggetti, e li schiantarono a terra, perché erano programmati per essere usati da entità biologiche extraterrestri, non da esseri umani, capito? E quindi facevano un sacco di esperimenti. Però riuscirò a farli levitare, così lui confessa proprio nei suoi documentari, e anche a farli volare, non altissima velocità, ma a farli volare. Quindi questa
queste macchine erano interconnesse col cervello. Incredibile. Mancano 3-5 miglia, ragazzi. Guidare di notte qua, ragazzi, non è facile. Non è facile nel senso che, a parte ci sono i cartelli, attenzione, possono attraversarti la strada, le mucche o i tori, non si capisce bene. Però dico, non si vede quasi più niente. Però adesso stiamo andando per Interrail, anche dove c'è, dove vi è questo ristorante famosissimo per gli appassionati di ufologia, Sati, quello di cui sto parlando. Ci sono le foto degli alieni, c'è un po' di tutto. E lì a volte si incontrano, potreste anche incontrare degli umanoidi all'interno, che magari si fanno un cocktail, oppure incontrare persone che hanno realmente visto questi oggetti volanti non identificati, che vuol dire quello, vuol dire alieni, vuol dire aver visto nel cielo qualcosa che non si può identificare. E molte di queste persone ti possono magari raccomandare delle zone dove fare delle riprese, perché di notte nell'area 51 sono delle zone particolari dove vedi questi oggetti volanti, ok? Sono come delle sfere di luce praticamente. Eccolo là, deve essere quello. Quindi è molto curioso. Siamo ancora lontani. No, le distanze sono incredibili. Ragazzi, vi trovate rettilinei 50-70 km. Incredibile. Sempre dritti. Mancano più o meno 2 km arrivo di lì. Cioè potrebbe anche essere quel posto, perché le distanze sono così grandi, sì. Che l'occhio umano si inganna. Sì, dal navigatore di lì. È lui. Prova a fare un video con la telecamera. Un video, ragazzi, faccio vedere, per cui le distanze sono assurde. Secondo me è lui. Eccolo, guarda. Sì, infatti quanto dice Rachel. Yeah, welcome to Rachel. Fantastico. Ci siamo, il posto è quello. Sono, ragazzi, vi faccio vedere le 20:16. Speriamo di essere fortunati di beccare qualche alieno stasera, o perlomeno un oggetto volante non identificato. Ma extraterrestrial area, incredibile. Affascinante. Sì. Allora, quello sembra una pompa di benzina. Questa è una stazione di servizio, sono d'accordo, sì. Nel locale, presumo, il navigatore dice qui a sinistra, a 700 metri. Ah, è con le luci, guarda. Yeah. Ragazzi, stiamo andando a una destinazione, c'è il disco volante, lo vedi fuori? È affascinante, questo viola, è il disco volante. Ragazzi, vederlo di persona è un'emozione unica. Per chi adora, come me, il mondo dell'ufologia, R51 è qualcosa che dovete vedere. Comunque, le auto che io avevo dietro di me sono scomparse. Sì, ti seguono. E la strada, ma la strada è dritta. Guardate qua. Incredibile. Siamo anche gli unici, eh? Is here. Qua. Sì, qui c'è il carro attrezzi che hanno tolto il... No, il disco è ancora sospeso, lo vedi, è là. Io andrò a fare questa ripresa, incredibile. Ancora Petro, che è affascinante, guardate dove siamo. Ma un secondo qua, Sam, che faccio una ripresa. Qua. Ragazzi, questo voi lo vedete in numero 6.org, andate più. Fai luce con la macchina, avvicinati. Dovete vederla questa cosa perché è unica. Eccolo qua. Dammi due, ragazzi. Solo per voi numero 6.org, ragazzi, guardate. Questo perché si racconta che sia il Caratezzi che aveva raccolto il primo oggetto volante, il primo crash qui in America, a Roswell. No, la storia vera racconta di un Caratezzi che aveva raccolto il primo UFO crash a Roswell. Qui siamo nell'area 51, guardate che bello. Affascinante, vero? Questo rappresenterebbe l'oggetto volante discoidale. Ah, beh, here we go. Mentre questo, ragazzi, è il ristorantino, il locale dove mangeremo qualcosa. Mi sembra di capire che in qualche stanza magari probabilmente dormiremo qua stanotte, perché dobbiamo fare delle riprese notturne nell'area 51. Guardate un po'. Questi sono i cosetti grigi, chiamati anche demoni, quelli che la Bibbia definisce demoni. Look at that. Welcome, little alien.
Samu, ma fammi firmare, volevo firmare io. Sto firmando, cazzo, mero 6.org, così gli alieni visiteranno il nostro sito alieno. Grande. C'è, stai riprendendo? Guarda qua, staremo nei complottisti, però guarda. Questa radio ufficiale, guarda. Militari. Sono baristi. Sono militari. Praticamente questo è un file che vi danno con delle fotografie di quello che accade qui nell'area 51. Questi fenomeni, via la storia praticamente. Dei file unici come questi, guardate un po'. Molto molto interessanti. C'è qualcosa da dargli lei? Come contanti? Devo verificare. La mancia l'ha sempre data. Incredibile. Cioè, guardate, fotografie, guardate. Sì, tipo rossa. Sì, sì, sono rossa. Sì. Do you have a permanent masker that we can use to... Il fenomeno delle chupacabras. Sapete, quando si parla dell'abduction da alieni, si parla spesso di chupacabras anche, dove molto spesso si trovano praticamente questi animali tagliati a metà. Se fate le analisi, praticamente come se fossero stati tagliati con un laser. Un po' come noi facciamo con gli animali quando studiamo, diciamo, delle incisioni, un po' come facciamo con le mucche praticamente. Guarda questo fenomeno incredibile. C'è tanto materiale, ragazzi, qua. Questo è un gatto, guardate, un gatto come mummificato. Yeah, do a picture. Ragazzi, siamo Rachel fuori di questo locale famosissimo 9631 come riferimento. Eccoci qua. Siamo qua. Buio totale, ragazzi, temperatura perfetta, siamo nel deserto, di notte scende il fresco. Guardate qui cosa hanno fatto, abbiamo affittato una stanza là dietro, questa è la rappresentazione di un brutto disco volante, però è fantastico da vedere. Questi hanno creato un business, ci sono queste tipo case contenitore qua, guardate, però per chi conosce la simbologia, ragazzi, come possono farvi vedere questo? Guardate chi ha di fatto questi dipinti. Guarda un po', c'è sempre l'occhio di Horus che vede tutto. Qui scene, due donne che si baciano, un po' di ambiguità, ma qui l'occhio che vede tutto. Vuol dire che lui ci sta osservando, è lassù o è laggiù. Speriamo di fare qualche incontro particolare, ragazzi. Ho chiesto alla tipa che lavora al bar, mi ha avuto modo di incontrarli, mi detto no, però si respira un'aria strana, come se quasi anche i dipendenti di questi posti qua, chi non ci dice che non siano militari, un filtro per sapere chi siamo, cosa state facendo, dove siete, capito? Perché non ha senso star qua, non è che c'è la fila per vedere queste cose. Però anyway, è che io sono troppo complottista e penso, chi non ci dice che la barista non sia un'aliena oppure un militare messo lì per capire chi siamo noi, perché abbiamo fatto 500 km per venire qua. Little Li Xin. Dove cazzo dobbiamo andare? In fondo qua ha detto, potrebbe essere là. No, non mi ha detto in fondo qua, ma potrebbe essere là. Vai là, me l'ha detto qua. Comunque perché lei ha detto ci sono dei trailers su per il coso.
Vieni con me, caro, guarda. Guarda, ragazzi, mi ho fidato questo appartamento vicino all'area 51 perché siamo veramente stanchi. È 14 ore che lavoriamo in riprese da stamattina. Come se fosse un contenitore, una casa, vabbè, inguardabile. Guarda un po' qua, dimmi qua. Guardate. Guardate la polvere, guardate. Però it's ok, vi stiamo mostrando la realtà dei fatti. Qui non c'è nessun hotel, siamo nel deserto, non c'è niente. Questo è un merdo sofà. Questo è come se fosse un container. Aria, sì, aria condizionata anni 50, questa roba incredibile. C'è un quadro anche. Sì, praticamente la nostra stanza dovrebbe essere questa, ok. Quindi è questa specie di ibrido di armadio, questo letto matrimoniale qua, col nulla assoluto. Quest'aria condizionata non ci farà dormire niente per via del rumore. Un lavandino stile camper, WC, e qui un'altra stanza da letto. Ah, con l'uscita, hai capito adesso questa cosa funziona? Puoi uscire da questa parte. Stai riprendendo? Sì, sì, sì. E c'è la luce. Allora, tira su, è là. E questa. Wow! Sì, sì. Wow, che bello, ragazzi! Beh, però onestamente c'è anche un asciugamano. Sì, bel bugs, voglio dire. Quanto è costata questa cosa? $130 c'è costato. Cioè, questo schifo, ragazzi, $130, però siamo nel nulla. Questo è un altro bagno, con la doccia. Minchia, di prima, c'era la carta igienica. Sì, sì, era l'alternativa a ritornare 3-4 ore di macchina, via, ma siamo distrutti, ok? Dai, adesso voi ragazzi ci aspettano le riprese dell'area 51, che stiamo uscendo adesso, e via. Area 51, direzione strada bianca, sono le 21.20 di notte, 9.20. Siamo in questa strada dimenticata da Dio, incredibile, guardate un po'. Non vi è il nulla attorno. Quanti chilometri sarebbero? Così? Sono 15 chilometri. Sono 15 chilometri, yeah. Praticamente comunque a questa velocità ci mettiamo un'ora. Ecco, in realtà c'era quella macchina che stava seguendo laggiù, vediamo se ci servono anche qua, rallenta. Puoi spegnere i fari così vediamo subito se ci stanno seguendo. Comunque la sensazione che si ha, ragazzi, questa è la mia impressione, ma anche quella di Samuel. Vediamo se girano. È che si è controllati in ogni singolo momento, vi dico la verità. Cioè ogni movimento che tu fai, considerate che quando arrivi in questa zona qua, non apparteniamo più agli Stati Uniti dell'America, all'Italia, alla Francia, all'Europa. Siamo di proprietà dell'area 51. Quindi qualsiasi cosa possa accadere diventa un invisibile. E vi è una leggenda che è NAR, che è le persone che hanno oltrepassato il cancello siano scomparse per sempre. Ovviamente noi non faremo quella cazzata, cioè cercheremo di rispettare le leggi, anche perché dalle informazioni che abbiamo è molto pericoloso. Però vogliamo arrivare fino al limite e capire cosa c'è realmente. E questo materiale è unico, è qualcosa che nessuno fa. Abbiamo affittato uno chiamiamolo albergo, ragazzi, una stalla. Però vogliamo documentare tutto, cosa c'è in questa zona. Non vi è nulla, non vi è nemmeno la connessione internet, ragazzi. Siamo nel deserto puro. Anyway. Che bisogna andare sempre dentro, dai. Tipo mi ha detto vai 10 miglia, prega in Dio. Onestamente
sia la cancellata che stiamo cercando. Vedete la luce? Oh, la luce è illuminato di più la strada. C'è più luce. Quindi penso che siamo diretti nella cinquantuna. È incredibile questa atmosfera, cioè il fatto di andare nel nulla, cioè la sensazione, tengo a dirlo ragazzi, è di guidare di notte, cose le dici di notte, nel nulla. Una strada pianeggiante, perfetta, l'avessi io. L'avessi io in Costa Rica questa. E infatti parlando con Samuel dicevo, tu immagina questi militari, dicono, ma che cazzo sono questi due con la master? Io dicevo, loro sanno già chi siamo, perché sono stati già avvisati che siamo loro. E secondo me il tramite è il bar dove si passa l'etappa principale. Questa zona è controllata a 307 gradi, io non ho dubbi, ragazzi. Anche perché per raggiungere la base, comunque il modo più facile è farsi aiutare da quelli del bar. Certo. Quindi la tipa ci ha anche detto, no, ma se volete potete rimanere fino alle 10, state qua, vi rilassate, non c'è bisogno che andate. Allora, lo scopriamo a breve. Morris, secondo me, è là. Molto prima che non ci sparino la vista, cazzo. Considerando l'ora. Basta che non arrivo a aprire il fuoco a più di 100 metri. No, al lato destro c'è un risalto. Potete eliminare una volta per sempre. Qualunque insulta, vai. Lato guidatore forze, potete salvarlo, così racconterà la leggenda. Ciao ragazzi, qua ci siamo, c'è Samuel che ha un po' di paura, ha visto già i tiratori scelti pronti a spararci a vista. Vi dico ragazzi, siamo in mezzo a nulla. Hanno acceso le luci ragazzi, avete visto? Guardate. Acceso due luci ragazzi, avete visto? Guardate. Avanza, 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 avanza. No, ma sei pazzo? Avanza, avanza. Se fermi, dai all'occhio, ci sparano da lontano. Avvicinati, scusa, stiamo investigando, scusa. Giornalismo investigativo è questo. Hanno acceso ragazzi questi riflettori per vedere chi siamo. Buio, non vi è nulla attorno. Non vi è nulla ragazzi. Comunque dimostrazione che l'area è molto sotto controllo. È tutto chiaramente sotto controllo. Sono i sensori. Secondo me durante la notte si dà ancora di più. Sì, 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 sì. Nell'occhio, le luci sono ancora più visibili. Sì, sì. Avvicinati, non dobbiamo oltrepassare. Incredibile. La sensazione, vi dico la verità, non sto esagerando, è strana, è particolare. Però c'è tutto. Fai uno zoom, magari si vede meglio. Sì, ho già fatto, sono accesi i riflettori, poi non si vede niente. Però provo a scendere, spero che non ci spari una vista. Wow, incredibile. Avanza, avanza, avanza. Prima quando c'è il cartello, quel cartello bianco. Ma noi ci fermiamo ben prima. Certo. Cosa faccio? Magari faccio retromarcia, sbaglio. No, scendo a piedi, certo, scusa. Ragazzi, questo comunque ve lo dico, è il vero giornalismo, cioè in pochi avrebbero il coraggio di fare quello che stiamo facendo noi. Cioè non è bello in mezzo al nulla, ti puntano i riflettori sopra. Adesso si vede qualcosa però, Sì, sì, avvicinati, avvicinati, dai, non aver paura. Quando siamo la maggioranza, voglio dire, non devi aver paura.
magari ci possono dire ci sequestrano i filmati, non fare flash, ovviamente. Incredibile. Ecco, ecco, lo vedo io. Lo vedo? Eh sì, io ho il cellulare più potente. C'è una guardia? Non lo so, c'è una luce. Il cancello è chiuso. Avvicina, dai. Wow, ragazzi, è affascinante. Per chi adora come me gli alieni, ragazzi, non si può non venire l'area 51. Io voglio che viviate, ragazzi, le mie stesse emozioni. Non ci sono tagli, eh. È incredibile perché i riflettori li hanno accesi, cioè tipo un chilometro prima. Qui ci deve essere un sensore nella strada. Secondo me ci sarà anche qualcuno, magari. Sì, che segnala, ho tirato. Cioè. Adesso dalla targa sanno già chi siamo, hanno verificato. Questo è. Che abbiamo noleggiato la macchina, sanno tutto. Questo, secondo me sono già preavvisati, questi sanno tutto. Questo è scontato. Degli influencer che vengono qua e cose varie. Questo è scontato. Vediamo se vi faccio uno zoom adesso. Magari voi vedete soltanto una luce, un riflettore, però io lo vedo molto bene. No, chiaro. Adesso si vede il cancello io. Ok, avvicinati, dai, avvicinati. Quanto vicini siamo, ragazzi? No, vai, vai, sono almeno altri 500 metri, vai. Cioè, non aver paura, ma che vada un proiettile che ci sparano, voglio dire. Ok, cioè, vi rendete conto cosa hanno costruito nel nulla, ragazzi? Perché solo se venite qua potete capire di cosa stiamo parlando. Hanno costruito una base di milioni di metri cubi sotterranei nel nulla. Sì, sì, questo è il classico cancello principale. Comunque è aperto il cancello, eh? E infatti ti continuo a trapassarlo. A me è una trappola, infatti. Poi voglio dire, se riesco a pagare qualche... Dico, ciao, ed è... Se ti pago $1,000 mi fai entrare proviamo a corrompere la guardia americana. Io comunque se uno guidasse come stai guidando tu, io gli aprirei il fuoco da lontano. Arriva con guida sicura, cioè, sembri veramente un attentatore di quelli iraniani che hanno la macchina piena di esplosivo. Porca puttana, se a morire moriamo bene, porca puttana. Io sono ancora, comunque ci siamo avvicinati tanto adesso. Sì, eh? Sì, 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 sì. Tu vuoi scendere? Cioè, però avvicinati. Intanto sanno già che io sono qua, lo sanno perché sono qua. Questi ascoltano il grande essere. Ma se hanno altre luci? Assurdo. Tu ovviamente fai l'inversione così non ci sparano in faccia. Faccio l'inversione qua? No, no, vai avanti, vai. Sto andando, sto andando. Il giornalismo è questo, cazzo, rischiare la vita per numero 6.8. Cioè, ragazzi, voi siete a casa vostra nel salotto, perché noi vi stiamo... Qui c'è da stringere il culo, vi dico la verità. Non è una bella... Cioè, Samuel che si è cagato sotto dalla paura. Non dire il pannolone, ti sei cagato... No, ma è normale avere un po' di paura, dai. Incredibile. No, dai, sì, questa l'ha cancellata. Ascolta, fai l'inversione là, scendi, io faccio le riprese. Vediamo molto bene adesso. No, perché non rende col cellulare, capito? Non rende. Vai, 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 avvicinati. Dove vuoi che faccio? Avvicinati ancora, 50 metri. Proiettile più, proiettile meno. Morire per morire, almeno facciamo uno special. Vai avanti. Non lo vede nessuno. Ragazzi, non sto tagliando. Sì, è proprio questo, vedi? Non usare drone, è proprio qua. Siamo nel posto giusto. Occhio, c'è un buco qua, vai verso di là, a sinistra. Sì, sì, sì. Sto facendo peggio la macchina. Affascinante, fermo qua, fermo, ok. Ok, look at that. Tanto lo sanno che ci sono persone come noi disturbate che vogliono sapere degli alieni. Ragazzi, ma what the fuck? Ma ha suonato! Certo che ha suonato. Che sei detto? Hai fatto la ripresa? Sì, sì. Andiamo, niente, non avvicinarti. Questo è il secondo. Ragazzi, ci hanno suonato contro. Io non ho mai visto un video di suono. Le camere d'acqua, le camere capite. Incredibile. Le camere, sono fino a correre.
e lì ce l'ha, come dire, non avvicinato, vi spariamo. Vediamo se riesco a mettere. Vedete qua, qui c'è l'allarme. Questo è il cartello del warning. Io non ho mai visto. Ah, ci sono le telecamere là, telecamere, capito. Vedi la telecamere, sono qui le torre. E lì c'è l'allarme, come dire, non avvicinate o vi spariamo, incredibile ragazzi. Vediamo se riesco a mettere. Vedete qua, qui c'è l'allarme e qui sono le telecamere, capito, che riprendo. Incredibile. Sì. Prova a avvicinarli se risuona di nuovo. Dove c'è scritto? On this area is proibited. Che storia. Guarda la torre, vedi dove riprendono, Samuel? La torretta è lì, per telecamera. Adesso si vede bene. Sì, questa è la cacciata. Ascolta, prendi, se no scendi io faccio. Si vede molto bene adesso. Piano perché magari c'è una pattuglia qua, ci può fermare, lo dico io, avrei già le luci laggiù. Minchia, l'ha fatto scattare l'allarme, ti prendi. Allora ragazzi, ma sta ancora strano? Sì, ci hanno dovuto spaventare. Minchia, ci sono riuscito. E che lo stavamo registrando. Stavo registrando tu? A lei, sì. Ha fatto sta roba. Ragazzi, comunque siamo dovuti scappare perché a un certo punto volevamo fare la ripresa finale per chiudere il servizio e hanno attivato le allarmi. Con ma questa prova. Hanno spento le luci, sì. E attivato l'allarme a manetta. Hanno spento le luci e hanno messo questa allarme a manetta. Loro sanno come spaventare le persone. Comunque siamo in una zona che non è nostra. Siamo in America, poi siamo in una base militare. E devo dire che questa Mustang Sam l'ha guidato come stile Schumacher, è dovuto scappare via. Come fate questa accelerata? Però vi dico, non è peccato, magari la GoPro ha registrato l'audio, si sente a un certo punto, un pezzo ma la cosa assurda è come hanno spento le luci e è partita l'allarme. Sì, ma poi è partita sta sirena fortissima, sì. Era una roba... Dovevano secondo me spaventarci, niente di strano che veniamo fermati in un posto di blocco più avanti. Sì. Speriamo che non ci chiedano di cancellare il materiale video. Sì, speriamo di no, però considerate che sono le 10 di notte, magari se arrivate il giorno questo non accade, a noi ci è accaduto ed è una sensazione stranissima perché con i militari non puoi scherzare, questa gente che ha l'autorizzazione per spararti e se ti fanno fuori hanno la licenza per eliminarti, non c'è niente che puoi fare. Ci sono tutti i tipi di cartelli. Sì. Anche perché sono tutti warming, ci dicono ciao, non altro passare in questa linea e cose varie. Ci spariamo. Però volevamo scendere dalla macchina, ho detto Samuel, facciamo una ripresa professionale, ok? Mi dici ciao amore, avremmo detto la verità, cioè praticamente oltre questo passo non si può. Cos'è accaduto? Che mentre stavamo parlando di questo, parte questa allarme, spengono le luci,
Sì, qualcuno voleva anche spegnere la macchina. Sì, sì. Insomma, non riusciva dallo spavento nemmeno a metterla in marcia, perché non è una bella sensazione, dico la verità. È del mattino. Buongiorno amici, qui sono le 6 del mattino, oggi c'è l'area 51, abbiamo dormito in questa specie di capanna, l'unica abitazione che si trova in questa zona. Qui sono dei camper, del roulotte, del motorhome. Qui siamo nel nulla, non vi è niente. Pensate che il Rachel è composta da 60 famiglie al massimo, lì è il nulla, non vi è internet, non vi è niente. Assurdo. Prendo l'area 51, praticamente si va da quella parte, 2 chilometri, poi si fanno almeno una 20 chilometri in quella zona. E ieri l'esperienza è incredibile. Anyway. Ragazzi, cosa vuol dire essere in un posto sperduto da Dio? Adesso sono le 6 del mattino, il cielo è spettacolare, spettacolare. Vediamo se riesco a farvelo vedere lì, una roba incredibile. Bellissimo davvero, bellissimo. Questo è stato il nostro hotel 5 stelle per la notte. In realtà ho dormito bene, molto bene. E oggi pronti per un'altra avventura. Pronti per un'altra avventura. Morris, secondo te dov'è che eravamo? Alla 51 ci stanno per sparare. Ma dov'è la zona? Qui siamo a Vecchio. A livello indicativo dovrebbe essere verso di là. L'area 51 laggiù. Da qua naturalmente non si vede. Sì, beh, bisogna fare 20 km lì nel deserto. Incredibile. Benvenuti all'ingresso dell'area 51. Thank you.
Colazione di oggi. Eccoci ragazzi, questo video viene registrato dopo 4-5 giorni che siamo stati all'area 51. Abbiamo avuto anche modo di rianalizzare tutto quello che abbiamo registrato, delle informazioni che abbiamo raccolto e abbiamo anche potuto riflettere su quelle che sono appunto le nostre opinioni sull'area 51. Quindi lo chiedo direttamente a Morris, com'è andata l'area 51? Fantastico, guarda, tu sai che io sono da bambino un appassionato di ufologia. Per chi è un fan come me degli oggetti volanti identificati, è un posto meraviglioso, devi andare a vederlo. Che sia chiaro, non aspettarti di vedere il disco volante parcheggiato là, però è un'esperienza unica, nel senso, più che le sensazioni che si respirano. Ovviamente se devi essere disposto a fare tanti chilometri, andare nel deserto, arrivare lì a Rachel, praticamente questo paesino Rachel, dove c'è una sorta di pub, di ristorantino, dove ci sono anche dei documenti, dei file compilati dalla polizia, dove si possono analizzare le fotografie, anche fenomeni di abduction, animali tagliati a metà, e per chi conosce l'ufologia sa che cosa sono. Sono degli esperimenti che questi esseri extraterrestri compiono nei confronti degli esseri umani, o nei confronti degli esseri umani, nei confronti degli animali, scusate. E bellissimo, abbiamo dormito a
anche una di quelle loro abitazioni, andare di notte a fare delle riprese. Per chi adora, ripeto, questo mondo, è stata un'esperienza fantastica, anzi io consiglio. Ovviamente noi, come tu saprai, abbiamo fatto un documentario, lo stiamo montando adesso, che verrà pubblicato sul nostro blog, ma consiglio, se sei un appassionato di ufologia, non puoi non andare all'Area 51. È un'emozione unica. Tu che non sei fan particolare dell'ufologia, che mi ha raccontato che ti ha colpito, siamo d'accordo? Sì, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che mi abbia colpito ed è stata un'esperienza incredibile. Direi che l'esperienza è stata amplificata di tantissimo perché l'abbiamo fatta di notte. Se fossimo andati di giorno non è assolutamente la stessa cosa. Questo sicuramente ha amplificato tutta quella che è stata l'esperienza, perché ragazzi, comunque, indipendentemente poi anche dagli scherzi, le battute che abbiamo fatto durante i video, le riprese, c'è da aver paura, nel senso, stiamo andando completamente di notte, completamente buio, non si vede niente, a parte i fari puntati addosso da parte dell'esercito, non saprei come chiamarle queste unità speciali che stanno a controllare la sicurezza dell'area 51, c'è solo quello, ma fa davvero molta impressione, no? Io ti voglio fare delle domande di questo genere, delle domande difficili, Morris. Sì. Allora, partiamo dalla prima domanda difficile. Dopo questa tua esperienza, sei ancora convinto che nell'area 51 ci sono dei segreti 100%, incredibili? 100%, perché tu l'hai visto. Come fai a costruire una base militare in mezzo al nulla? Per che cosa? Se non ci fossero segreti, no? Tu l'hai visto, per arrivare 4 ore di macchina, in più devi girare una stradina bianca, arrivare al deserto, in mezzo al nulla, sistemi di sicurezza tutti automatizzati con sensori, cioè un chilometro prima i sensori hanno fatto accendere i riflettori, e vedrete i footage del documentario, roba, accade delle cose particolari che sono anche simpatiche, ma quando le vedete non sono simpatiche, vi fate addosso dalla paura. Quindi dico, è chiaro, ma tutto nasce dal caso Bob Lazar. Io sono sicurissimo che quello che ha detto Bob Lazar sia la verità, che l'Area 51 hanno fatto degli studi di retroingegneria, infatti tanti di aerei militari americani assomigliano a dischi volanti non identificati, dove sottoterra fanno questi esperimenti, collaudano queste astronavi aliene e fanno, ripeto, esperimenti di retroingegneria. Più sulle macchine, non penso di origine biologica, ma più sulle macchine, su questi ultimi. Ah, questo è interessante. Sì. Quindi tu pensi, chiaramente sono supposizioni, no? Ma però, diciamo, la tua idea è più che altro del fatto di dire: hanno trovato degli oggetti alieni? Sì, loro hanno degli hangar dove ci sono almeno sei dischi. Queste sono le confessioni di Bob Lazar. Io purtroppo non ci sono stato dentro, però Bob Lazar, conoscendo, tu sai quanto sono censurato io. Bob Lazar è stato denigrato in tutti i modi. Lui raccontava che c'erano questi velivoli, appunto, con la forma, per entrare dentro questo velivolo devi essere un bambino, cioè tipo l'età di tuo figlio, ok? Quindi anche la forma umana, e contengono, hanno conservato il corpo di queste entità biologiche extraterrestri. E ci credono, perché, ripeto, il servizio di sicurezza, il costruire nel nulla, è proprio per dire, perché se non fosse proprio per Lazar, quella base sarebbe ancora segreta. E quante altre basi ci sono? Questo è molto interessante, io non sono un esperto in materia, devo dire che comunque è l'aria che si respira, ragazzi, che qualcosa di importante ci deve essere per forza, perché è impossibile andare a costruire un qualcosa del genere nel deserto. Ragazzi, stiamo parlando che la base si trova a 200-150 chilometri da Las Vegas. Las Vegas è nel deserto. Per raggiungerla da Los Angeles sono 4 ore di auto. Questo è ancora più lontano. Per andare a costruire un qualcosa nel deserto lo fai proprio perché devi condurre determinati tipi di esperimenti. Quindi questa già è la prima certezza. Poi abbiamo avuto molti riscontri. Ma tu che cosa ne pensi di tutti gli avvistamenti alieni, di tutto quello che sono riportati, magari che abbiamo visto proprio Little o Alien, sì, no? Volevo parlare proprio di questo, infatti proprio Rachel, quel localino, sì. A me ha dato l'impressione, a parte la radio che ti ho fatto vedere, a me ha dato l'impressione che Rachel, questa specie di baretto, ristorante, che gestiscono anche appartamenti, non vi dico lo standard, che facciano parte dell'area 51, cioè come un filtro, cioè tu vai a bere, è l'unico posto, Rachel, dove bevi una birra, mangi un hamburger, quello che vuoi, chiedi informazioni.
come se fosse un filtro già, ci sono questi curiosoni, chi sono? Face Recognition, ovviamente sanno tutto, che siano in contatto già con l'R51, passano già un file, sono questi qua. Che adesso arriva un giornalista investigativo, come se fosse già un preavviso. Ci sono degli oggetti volanti che sono militari, anche se sembrano non identificati, e poi sono quelli veri, che sono extraterrestri. Io quello che dico, io non credo negli UFO crash. Torno al discorso del generale Philip Corso, che ha scritto il giorno dopo Roswell. Per quale motivo? Voi immaginate degli oggetti volanti che riescono a viaggiare nel tempo, andare a 500.000 km/h e che hanno una tecnologia così difettosa da cascare sul pianeta Terra. Io non ci credo. Più che altro credo che queste entità biologiche a volte hanno fatto dei crash, ma ci hanno fatto un regalo, come dire, vi regaliamo un po' di tecnologia. Ma quegli oggetti volanti che hanno fatto cascare sulla Terra, perché se tu guardi dal 47 in poi, dopo il caso Roswell, la tecnologia è andata in verticale. Siamo passati dalle valvole ai microchip, ok? Ma è un regalo che ci ha fatto questa razza extraterrestre per evolvere l'essere umano, ok? Perché altrimenti saremmo ancora nell'era di Neanderthal, ok? Quindi dico, è un regalo che loro ci fanno, noi non siamo in grado di abbattere uno di questi oggetti. Qui sono quelli veri e quelli finti. Ho capito. Infatti una cosa che io penso di poter confermare come sensazione è il fatto che quel baretto, quella Little All-In, come si chiamano, a Rachel è sicuramente, come ha detto Morris, nessuno sano di testa andrebbe a costruire questo bar in quella posizione, anche andarci a lavorare. Questa ragazza che abbiamo conosciuto che lavora lì, che non ci faccia lavorare il video, che ha detto che non le potevamo fare video, che potevamo fare solo delle foto, via dicendo, e con questa radio militare, ma non era tanto la radio militare, ti rendi proprio conto che lei è lì per fare già il primo screening delle persone. Poi nel nulla, diciamo, lì come fai a lavorare? Nel nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla, ma poi non c'è neanche internet. Non c'è neanche internet. E l'altra cosa è che lei stessa, lei ha detto, ma io sono qua per lavorare lavoro stagionale, ma cosa vai a fare là? Ma quanto puoi essere pagata con quei cinque persone, quelle persone che vengono lì per fare un giro? Cioè non c'è un vero nesso logico, secondo me, ok? Devi andare dritto. No, mi ha dato quell'impressione, ma proprio anche di notte, in mezzo al deserto, come se qualcuno ti stesse osservando. Cioè loro devono essere sicuri di chi sei e perché sei là. Io infatti credo che comunque che andare all'area 51, ragazzi di notte, sì, non si chiama qui il navigatore satellitare. Sì, però di notte è un'emozione, però vi posso dire solo una cosa, che a un certo punto abbiamo scaricato 300 cavalli pur di scappare da quel posto. No, la sensazione è stata forte, poi lo avrete visto appunto nel video, il momento in cui tu sei lì, ti buttano questi riflettori addosso, suona il primo allarme, e poi a un certo punto spengono tutte le luci, quindi è tutto completamente buio, tu sei dentro questa macchina e spara questo suono, questa sirena, no? Ma è un suono assurdo, e ragazzi, vi dà la sensazione che ci stanno per sparare addosso. Sì, cioè sì. Chiaramente è fatta apposta, io non credo che ci avrebbero sparato addosso se noi fossimo rimasti là. Ma tu in quel momento cioè è difficile non aver paura, è difficile non dire cazzo, ma forse è meglio andare, ok? Non siamo più i benvenuti, mettiamole in questo modo. E poi io ho visto moltissimi, abbiamo visto anche con Morris video che si trovano su YouTube, di persone che sono andati là, le guardie sono uscite, li hanno arrestati, li hanno mandati via. Secondo me molti di questi video sono un po' pilotati. Sì, di dubbia origine, sì. Perché per dissuadere le persone sì. Sì, e poi chiaramente andare di giorno, andare di notte è un'altra cosa, È chiaro che là dentro c'è qualcosa di molto importante. Comunque c'è una fase di disclosure adesso nel 2023, stanno cominciando a dire piloti, ragazzi ho visto, secondo me, ma tu lo sai quanto me, fa parte del progetto, dell'agenda, dire che ci sarà l'incontro con gli alieni, fa parte, per chissà. Bisogna vedere se è un progetto Blue Beam, se è finto, se realmente ci arriverà questa delegazione. Perché ricordiamo che il piano finale, ma anche nel libro di Rael, Raeliani, alla fine l'obiettivo di questi governi è creare un mondo unico, un governo unico mondiale. Quindi di conseguenza, se te lo dovesse dire un alieno, allora gli esseri umani, qua è bello, hanno detto un essere superiore, va fatto. Quindi
la quinta cinematografica va avanti. Io non vedo l'ora di vedere questa tecnologia, per capire se, tanto lo sai, nel nostro mondo sappiamo se è un falso o se è un vero, lo capiamo immediatamente, subito. Però sono veramente curioso, noi siamo protagonisti della storia, del mondo degli extraterrestri, siamo protagonisti, siamo dentro, siamo in una data importantissima, io penso che a breve ci sarà qualche rivelazione. Sì, sono d'accordo sul fatto che proprio questa è l'area che si respira in generale, tutte le informazioni che si trovano, le dichiarazioni che escono, il fatto che adesso si stia amplificando tantissimo tutta l'informazione su questi oggetti non identificati, no? E purtroppo la tecnologia, uso il purtroppo perché la verità è che la tecnologia è arrivata a un punto in cui diventa difficile riconoscere che cosa è vero e falso. Anche sui social, su qualsiasi genere di canale è davvero difficile, quindi secondo me noi quello che continueremo a fare come lavoro, come numero6.org, è proprio quello di analizzare tutte le informazioni che arriveranno, senza appunto nessun tipo di censura, nessun tipo di pregiudizio iniziale. Cosa mi fa rabbia? Allora, sono questi debunker governativi che dicono che gli UFO non esistono. Lo sai cosa mi fa rabbia? Che il giorno in cui i TG, perché se lo dice la TV la gente ci crede, questi qua diranno l'abbiamo fatto per il vostro bene, sta gente di merda, perdonami, ma i nomi e i cognomi li conosco tutti, quelli che prendono per il sedere chi parla di UFO, dovrebbe essere qua, sì. Che prendono per il culo le persone come noi, uscirà dicendo sì, l'abbiamo fatto perché i servizi ci avevano detto di non dire niente, per questo mi fa rabbia, e danno spazio ancora a questi cialtroni che continuano a mentire. Questo mi fa avvelenare il sangue, ti dico la verità. Quindi sì, ma purtroppo i debunkers non daranno spazio a quelli come noi che 10 anni prima parlavamo di queste cose. Beh, ma daranno spazio agli stessi debunker governativi che continueranno a mentire. Questo mi farà. Ma è chiaro che è il lavoro del debunker, diciamo, sono pagati per mentire. Quindi non ci possiamo fare niente a riguardo. Fantastico, io direi, Morris, quindi adesso la domanda è: quale sarà il prossimo documentario? Allora, mi hanno chiesto gli utenti, ovviamente tu saprai, noi seguiamo le linee guida, i consigli che ci danno gli utenti di numero6.org. Mi stanno chiedendo di fare 2 documentari, uno sulle piramidi, quelli degli special, okay. E un altro Antartide. Ok. Allora, andare nelle piramidi è molto più facile, abbiamo amicizie, riusciamo a entrare anche in posti particolari. Mentre in Antartide al momento ti spara una vista. Abbiamo un contatto di Panama che però al momento non mi sembra così affidabile, però vediamo, io in Antartide andrei a condizione che riesco a andare oltre il muro ghiacciato. Se devo andare lì come un coglione fuori del muro ghiacciato, capisci che non vorrei vedere qualcosa in più. Sì, chiaro, diciamo che l'obiettivo nostro è testimoniare, portare dei video, no? Delle prove tangibili di tutto quello che scopriamo e di esplorare il più possibile. Chiaramente all'Area 51 ci hanno mandato via in maniera non amichevole e mi aspetto che sia la stessa cosa che... Alcuni dei servizi che mi hanno detto andate, ti sparano, cioè lì ti sparano. Dappertutto, dappertutto. Ti sparano, chiaramente bisogna andare con... Però può essere comunque una vera esperienza, anche perché anche lì ti rendi conto, secondo me se tu... sei sulla strada giusta oppure no, magari, perché se tu vai là effettivamente vedi subito posti militari dappertutto, gente armata, 100.000 domande, ti dicono lì non puoi andare, certo. Capito, capisci velocemente, dici ma perché non posso andare lì? No, ma poi anche i costi, cioè se io faccio la spedizione Antartica deve essere qualcosa di spettacolare, se devi andare lì e essere bloccati subito al confine, capisci? No, chiaro. Io direi, infatti c'è da dire, questo... Antartide sono costi, no, molto più elevati, però ci dobbiamo lavorare sopra, cioè l'obiettivo deve essere quello di non avere limiti. Buona news. Allora, per entrare in Antartide devi di qualità, se non hai accesso stile massoneria non ci fanno entrare. È vero. Allora, sono in contatto con una persona di un grado molto alto a massoneria, ok? E io lo porterei dentro il documentario, quindi attraverso lui ci potrebbe far entrare in determinate zone. Allora, sta cercando però di chiedere, sai che lì c'è una gerarchia, certo, un grande maestro, se ci autorizzano, perché ci possono autorizzare a fare riprese in determinati posti e non in altri, ok? Uh-huh. E insomma, noi ci possono dire, guardate ragazzi, questo non potete riprenderlo.
E lì vale la parola d'onore, devi rispettare quello che ti dicono. Allora, quindi sono già da mesi che lavoro su questo. Se troviamo il modo, da parte della massoneria, perché solo la massoneria ci può aiutare. La massoneria cosa vuol dire? Vuol dire servizi segreti, vuol dire militari. Quindi se ti autorizzano, bene, faremo quel servizio, altrimenti no. Però io sto lavorando. Non è facile quando parli con certe... Alcune persone mi mettono alla prova da anni per vedere se rispetto la parola, quando mi dicono le cose, se non ne parlo con nessuno. Quando riesce a raggiungere la fiducia, allora riesce a ottenere l'accesso a determinate cose. Chiarissimo, chiarissimo. Infatti è fondamentale il fatto che noi lo facciamo con l'assoluta trasparenza. Anche il fatto che tu dica queste cose qua è la dimostrazione della trasparenza che c'è sempre dietro nella comunicazione. Se la massoneria non ci autorizza, non entriamo. Chiaro, chiaro. È la verità. Infatti è fondamentale. Perché intervisti? Perché per accedere a certe cose solo la massoneria ti fa entrare in determinati punti. Sì, sì. Così come anche, prendiamo l'area 51, no? Però se qualcuno dovesse dire, ah, ho fatto, sono entrato nell'area 51, davvero, perché glielo hanno permesso. Qualcuno ha deciso dall'alto, ok, fatelo entrare. Non è che vai lì ed entri così, ok? Perché anche se ci vai armato, ti sparano, non c'è modo, nel senso, di dire entro dentro. E lo stesso vale in tutti gli altri posti, come posso dire, segreti. Ci vuole sempre qualcuno dall'interno che lascia la porta aperta secondaria, mettiamola in questo modo, è così, non ci sono altri modi. Quindi io sto lavorando su questo, sto aspettando conferma, se Dio vuole allora faremo questa spedizione, ci sarai tu, ci sarà il cameraman, chiaro, dobbiamo noi, e ci sarà quest'altra persona, perché anche lui deve essere protagonista di questo. Certo, assolutamente. Quindi no, rimaniamo però sulla parte delle piramidi, assolutamente molto molto interessante, è un mondo affascinante, mi affascina moltissimo anche a me, quindi deve essere davvero molto molto bello lavorare su questo genere di materiale documentari. Se avete altre idee, suggerimenti, scrivetelo nei commenti, perché l'obiettivo nostro, Morris parlo anche a nome tuo, ma credo di sì, è fare quello che gli utenti ci chiedono. Però realistica, io ripeto, chiaro. Come stavo spiegando, per andare in Antartide ci sono 6 mesi dietro, cioè con questa loggia, dicendo a me hanno già fatto vedere dei documenti, delle foto scattate in Antartide, cosa c'è realmente. Affascinante, roba che non posso divulgare, che non mi è stata data, quindi non possiedo niente, non mi chiedete di mandarvi i file, perché l'opzione, ma l'hanno fatta vedere là, di persona, questo posto. E solo che ho detto, vi è il modo di entrare oltre, mi detto, stiamo chiedendo le autorizzazioni. Fantastico. Ci vuole tempo per costruire un'amicizia, costruire la fiducia di una persona. Quindi perfetto ragazzi, comunque segnalate qualsiasi altro genere di richiesta e documentario che può essere interessante. Ci deve essere, naturalmente ascolteremo soprattutto anche quelle che sono le richieste di più persone, no? E se tante persone ci chiedono una destinazione, noi lavoreremo per quello, su quello che si può fare. Alcune cose richiedono mesi di lavoro, se non addirittura anni, per vari motivi, altre invece si possono fare in un tempo più breve e ci farà davvero molto molto piacere. Yes. Thank you for watching ragazzi, mi raccomando, ovviamente, tutto sempre sul numero 6.8.
Morris, com'è questa Tesla? Tesla è un paio di coglioni, questa è una Mustang, 480 cavalli. Anche se purtroppo l'hanno modificata quei bastardi, la centralina, quindi fa 240 ma non ha coppia. Se vuoi ti fa sentire un po' di rumore. Allora, basta che non eviti questa colonna davanti. Aspetta che accendiamo la telecamera per il drifting. Wrong way, mi piace andare contro mano, ragazzi. Vediamo se va, no, non c'è batteria. Ah, sta andando, dai. Ok, sono uscita, guarda. Qua. Sei pronto?